Allora, 2 più 2 fa... È facile, dai, 4! Bravissima, Zinia! Oggi a scuola abbiamo studiato le addizioni e io sono stata una delle più brave! Forza, Zach, 3 più 3 fa... 6. Eh? Oh, mamma, a quanto pare hai avuto una pessima giornata a scuola. Cos'è successo, Su? Beh, la signorina Zamora è malata e così è arrivata una nuova maestra come supplente. E siccome io mi stavo annoiando, probabilmente ho sbadigliato troppo forte e... la nuova maestra mi ha detto di uscire. Sì! Beh, sbadigliare non è molto educato, non credi? È stato più forte di me. Le hai chiesto scusa? Certo, nonna. Ma se le sue lezioni in classe non fossero così noiose, forse questo non succederebbe. Quando c'è la maestra Zamora, io non sbadiglio mai. Sono sicura che la nuova maestra fa del suo meglio, Su. Non è facile tenere sempre viva l'attenzione di voi giovani durante le lezioni. È proprio così difficile. Io lo so fare. Io potrei essere un insegnante molto brillante e ve lo mostrerò. Oh? A partire da ora io sono un maestro. Wow, fantastico! Posso venire nella tua classe, Su? Prenderò il massimo dei voti in tutte le materie. Certo che puoi stare con me, Zinia. Posso giocare con voi, Su? Guarda che non si tratta di un gioco, Zach. Io voglio fare veramente il maestro. Sarò bravissimo, te lo prometto. Beh, Su, non spetta al maestro scegliere a quali alunni insegnare. Ma sai una cosa? Credo proprio che piacerebbe anche a me sentire le tue lezioni. D'accordo, insegnerò a tutti voi. Forza, prepariamo l'aula! Nel frattempo, vado a mettere in forno la torta di mele. Se siamo fortunati, sarà pronta per l'intervallo. Oh, che sta succedendo qui? Siamo a scuola, Su è il nostro maestro! Mi puoi aiutare a portare la lavagna, nonno? Oh, certo, ma solo se posso aggregarmi ai tuoi alunni. È da tanto tempo che non vado a scuola. Oh, ecco qua. Ah, bene. Allora, alunni, state buoni. Scusi, signore, che cosa impareremo oggi? Veramente non ci ho ancora pensato. Che cosa vi potrei insegnare? A ballare! O a volare! Non sono la mia materia. Oh. Ma potrei parlarvi di addizioni. Io amo i numeri grandi. Proveremo a fare delle addizioni usando i numeri grandi. Cosa? I numeri grandi? Oh, è da tanto tempo che non affronto le somme con numeri a più cifre. Già, anch'io. Siete tutti pronti? Allora, ditemi, quanto fa 13 più 24? Riuscite a seguirmi? No, così è troppo difficile per me. La mia maestra usa la frutta. Prova con le banane. Una banana più una banana. Ehi, sono io il maestro. Posso riavere il mio gesto, per favore? Oh, non sentite uno strano odore? Sta bruciando qualcosa. Oh no, la mia torta. Che c'è? Scusa, posso uscire un po' prima? Avrei bisogno di andare in cucina. Puoi andare, nonna. Ti do il permesso. Hai un ottimo senso dell'olfatto, Su. Senso dell'olfatto? Che cos'è? Quando riesci a sentire qualcosa di puzzolente? No, significa soltanto che il tuo naso funziona bene. Noi abbiamo 5 sensi. Questo è l'olfatto e... Ehi! Volete che vi insegni quali sono i 5 sensi? Oh, sì! Fantastico! Bene, forza, inizia la lezione! Pronti? Alunni, è arrivato Super Su! La super zebra con i 5 sensi super ultra sensibili! Posso annusare un calzino puzzolente a chilometri di distanza! Posso sentire un topolino russare! Oh, Su, posso fare anch'io il supereroe con i 5 sensi super ultra sensibili? Non ora, siediti per favore, Zach, non ho ancora finito. Va bene. Ho anche una super vista, posso vedere attraverso i muri. La bisnonnina mangia i cioccolatini nella sua stanza. Oh, sono i miei cioccolatini.
Oh no, Zinnia, non è educato sbadigliare in classe, non credi? Scusa tanto, Su, è stato più forte di me, mi sto annoiando. Oh, come ho fatto io con la supplente della mia classe. E io che pensavo che sarei stato un insegnante molto più bravo di lei. E invece non lo sono. Ehi, hey, attenzione, io sono Super Sack e posso vedere attraverso i muri. No, non posso. Oh, non devi preoccuparti, Super Sack, ci sono qua io. Ehi, che fate? Non è ancora l'intervallo. Alunni, calmatevi. Alunni. Tu sei Zinnia. Vediamo se riesci a prendermi, Super Sack. Oh, no, 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 il solletico no. Oh, alunni, vi prego. No. Le lezioni sono finite oggi. Ah, avevi ragione tu, nonna. Eh? Fare il maestro non è così facile. Capisco. Vediamo di fare un po' di ordine. Prova a pensare a cosa ti piace di più della tua maestra abituale. Non lo so. Quando spiega è divertente e cerca sempre di ascoltarci. Non parla solo lei per tutto il tempo. A volte si ferma e ci fa delle domande e ascolta le risposte. Perché non provi a fare così anche tu nella tua classe? Sì, ma come faccio? Ehi, ho un'idea! Nonna, posso avere la tua torta bruciata per la mia lezione? E ho bisogno anche di una scatola di cartone, sì, con dei buchi. Forse ho qualcosa che fa il caso nostro. Un po' d'attenzione, alunni! Volete continuare a giocare a mosca cieca, ma stavolta cercando di capire cosa c'è in questa scatola? Oh, scusa, come facciamo a sapere cosa c'è dentro se non possiamo guardare? Ottima osservazione! Dovete cercare di indovinare usando i vostri sensi. Però non potete usare il senso della vista per vedere cosa c'è nella scatola. Ma avete gli altri quattro sensi. Prima cosa, usate il senso dell'olfatto. Annusate la scatola. Poi cercate di indovinare che cosa c'è all'interno. L'odore mi sembra del cartone. Qualcos'altro? Non so, mi sembra di sentire profumo di mela. Questo è un buon indizio. Ora, il senso dell'udito. Dovete cercare di capire di cosa si tratta dal rumore che produce. Beh, non sembra che faccia molto rumore. No, no, di certo non è fatto di legno o di metallo. È per caso una mela? No. Adesso usate il senso del tatto. Mettete le mani in questi fori e indovinate cosa contiene toccandolo. È ruvido, tutto screpolato e risecchito. Oh! Oh! Se però lo schiacci un po' più forte è molliccio, sembra una specie di spugna. Oh, sì! Oh. Non te lo dico di certo. Ora prendetene un pezzetto dalla scatola e assaggiatelo. Non guardate! Usate il senso del gusto e sentite che sapore ha. Wow! Senza guardare. Ha un sapore di... bruciato. Sì, ma riconosco anche il sapore della mela. Io lo so, è la torta di mele bruciata della nonna. Bravissimo, Zack, ti do 10. Oggi ho imparato che cosa sono i cinque sensi: la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto e il tatto. E abbiamo anche imparato che non bisogna tenere una torta di mele in forno troppo a lungo. Oh, sei stato bravissimo, Su. Abbiamo imparato molte cose e lo abbiamo fatto divertendoci. Hai dimostrato di essere un maestro in gamba. Puoi insegnarci ancora le addizioni, ma in modo divertente, come con la scatola. Ci proverò. Ma andare a scuola fa venire fame, vero?
perché non aiutiamo la nonna a cuocere un'altra torta? Così domani ne porterà una fetta alla nuova maestra per chiederle scusa. Mi sembra un'ottima idea, Su. Sì, perché adesso ho capito che prima di fare il maestro devo imparare a fare l'alunno. Grazie a tutti per essere venuti al corso di Strade Sicure in questa bella giornata. Impareremo in modo divertente, così ricorderete meglio le cose da fare. E come premio per la vostra partecipazione, riceverete in dono una spilletta. Evviva! Ma queste ve le daremo più tardi, quando avremo terminato. Impareremo a stare in strada senza pericolo, ma la cosa importante è che ricordiate di attraversare quando ci sono io con la paletta o quando c'è un altro adulto. Giusto, tenetelo in mente. Anche se siete con un amico, è necessario attraversare con un grande. E adesso possiamo cominciare a parlare di strade sicure. Per sapere cosa fare, bisogna conoscere alcune regole chiamate regole della strada libera. Per ricordarle vi insegnerò una filastrocca. Attraversare è una questione risolta. Ricorda le regole della strada libera ogni volta. Fermati, guarda e ascolta. Bene, ripetetela insieme a me. Attraversare è una questione risolta. Ricorda le regole della strada libera ogni volta. Fermati, guarda e ascolta. Stupendo! Ma è necessario imparare quando fermarsi, guardare e ascoltare. Con un adulto. Zach e Elsie, attraverserete con me, mentre tu, Su, potresti farlo con il nonno, se è d'accordo. Ma certo! Andiamo, Su. Fermo! Oh. Ops! Scusa! Non c'è problema, Su. Fermatevi in un posto sicuro per attraversare, dove potete vedere bene il traffico e lontani dalle auto in sosta. State sul marciapiede vicino al bordo. E ora? Guardate a destra e sinistra se passano delle auto. Poi ascoltate. Dovete sentire se arrivano delle macchine. Aspettate che le auto passino. Continuate a guardare e a stare in ascolto. E quando siete sicuri che la strada è libera, attraversate. Continuate a guardare e ad ascoltare tutto il tempo. Molto bene! Ripetete la filastrocca quando dovete attraversare e ricorderete come farlo senza pericolo. Certo, dovrebbe esserci un adulto, ma durante questo corso lo farete da soli oppure con qualcun altro. Così imparerete meglio le regole di come attraversare. Tutto chiaro? Bene, allora passiamo al prossimo argomento. Sì! Vi avevo chiesto di portare le vostre auto a pedali. Vi ringrazio molto per averlo fatto. Ci serviranno forza per fare... Forza, Su, facciamo una gara! Venite qui, mi serve la vostra collaborazione. Scusi, signora Solly. Voglio usare le vostre automobiline per mostrarvi dove bisogna attraversare. Dopo possiamo fare una gara, signora Solly? Certo, Su, più tardi va benissimo. Questa pista sarà la nostra strada. Andate pure a parcheggiare le automobiline laggiù e preparatevi ad attraversare. Su, oh! Zach, attenzione! Scusa! Scusa, nonno. Ora fatemi vedere come attraversate in sicurezza. Oh, mamma, che disastro! Su, Zach, non dovete correre. Dovete imparare ad attraversare in sicurezza, non velocemente. Elsie è stata l'unica a seguire le regole della strada libera. Ha cercato un posto sicuro per fermarsi, ha guardato e ha ascoltato prima di attraversare. Ora, ripetete la filastrocca. Attraversare... è una questione risolta. Ricorda le regole della strada libera ogni volta. Fermati, guarda e ascolta. Siete bravissimi. Sì! Ma non basta sapere la filastrocca delle regole della strada libera. Dovete anche saperle mettere in pratica.
Non preoccupatevi, siete qui proprio per imparare qual è il comportamento giusto. Avete ancora tempo. E ora proviamo con il traffico finto. Allora, Elsie, Zu, mi piacerebbe che guidaste la vostra macchina a pedali. E tu, Zach, dovrai attraversare la strada. Ricorda, cerca un posto adatto per guardare. Oh, come faccio a far passare le auto e ad averne altre parcheggiate? Io posso fare una macchina in sosta. Oh, fantastico, grazie mille. Ricorda la filastrocca, Zach. Attraversare è una questione risolta. Ricorda le regole della strada libera ogni volta. Fermati, guarda e ascolta. Bip, ciao, Zach. Ciao, Zu. Ciao, Zach. Ciao, Elsie. Oh, Zach, stavi pensando più a Zu e a Elsie che a seguire le regole della strada libera. È importante che ti concentri quando stai cercando di attraversare in totale sicurezza. Zu, torna indietro! Scusi, signora Zolly, pensavo avessimo finito. No, non ancora, Zu. Potrai giocare più tardi. Forse potresti mostrare tu a Zach come bisogna fare. Tocca di nuovo a te, prego. Quali sono le cose da ricordare? Devo dire la filastrocca ogni volta. Certo, Zu. Finché non sarai perfettamente sicuro di conoscere le regole della strada libera. Attraversare è una questione risolta. Ricorda le regole della strada libera ogni volta. Zu! Scusami, Zinnia, non ti avevo vista. Dovresti stare un po' più attento, Zu. Per fortuna non è successo niente. Zinnia avrebbe potuto farsi molto male. Zu, non sai come si attraversa la strada in sicurezza? In effetti stiamo appunto facendo il corso strade sicure. Ecco perché siamo qui oggi. Oh, benissimo! Zinnia è un'esperta su come stare in strada senza correre rischi. Si è meritata una spilletta per la sua competenza con la bici. I tuoi allievi è importante che sappiano quali sono le regole della strada libera. Già, io le conosco. Stavo appunto ripetendo la filastrocca delle regole. Non stavo davvero pensando a cosa fare. Anch'io ho fatto come te, Zu. Non basta ripetere le regole della strada libera, bisogna metterle in pratica. Oh, già, è vero. Zu, Zach, ora avete capito perché sono così importanti, vero? Sì, nonno. Allora sapete già tutto quello che è necessario sapere. Oh, è bella la tua automobilina, Elsie. Posso provarla? Certo. Forse potrai spiegare come attraversare la strada insieme a Zinnia. Zinnia? Oh! Devo pensare a qualcos'altro. Le automobiline a pedali distraggono troppo. Ora attraverseremo sulle strisce. Zinnia, potresti passare con la tua bici? Come avete visto tutti, bisogna pensare anche ai ciclisti quando si attraversa. Va bene, signora Zolly. Splendido! Zach, Zu e Elsie, voi dovrete attraversare sulle strisce. Sono a corto di macchine. Brum, bip bip. Ci sono io! Brum, Mimi! Fantastico! Ora siamo pronti! Fatemi vedere cosa sapete fare. Mi fermo. Brum, Mimi! Cerco un posto sicuro per attraversare la strada. Non vicino alle macchine in sosta. Ascolto. Continuo a guardare e ad ascoltare. E quando la strada è libera... Drin, drin! Drin, drin. Attraverso! Guardando e ascoltando per tutto il tempo. Siete stati tutti bravissimi! Avete imparato come attraversare la strada in totale sicurezza. Venite a prendere il regalo per aver imparato le regole della strada libera e poi potrete andare a giocare con le automobiline. Wow, grazie! Grazie. Oh, grazie mille! E questo è per te, Zinnia, per l'aiuto che mi hai dato. Grazie! Forza, facciamo una gara! Sì! Sì. Grazie, signora Zolly. Credo che oggi i piccoli abbiano imparato molto da lei. Oh, è stato un vero piacere. Ci vediamo domani all'uscita di scuola, piccoli. Arrivederci, signora Zolly. A domani. Grazie mille. Per quanto mi riguarda, andrò di filata alla panchina. Non vedo l'ora di finire le mie parole crociate. Oh, attenzione! Oh, oh. Oh, oh.
Ah, mi ero già dimenticato. Beh, evidentemente anch'io devo ricordare le regole della strada libera. Nonno, che cosa ci ha insegnato la signora Zolly? Attraversare è una questione risolta. Ricorda le regole della strada libera ogni volta! Bene, siete tutti pronti per la grande sorpresa? Sì! Allora, aprite gli occhi! Forte! Ed ecco quello che ho preparato per voi poco fa. Zowie, è un bellissimo percorso per biciclette. Già, sono felice che vi piaccia. Forza, avete tutti la bici? Sì! Però io ho solo un monopattino. Nessun problema, Zach. Il monopattino va bene. Allora, oggi impareremo come guidare in maniera corretta la bicicletta e il monopattino. Oh! Innanzitutto, la sicurezza è molto importante, quindi mettete il casco. Io ho alcune cose da fare, perciò ci vediamo più tardi. Ti affido i piccoli, Zowie. Oh. Eccomi! Fai un po' troppo di fretta, Zinia. Lo so! È la mia bicicletta nuova e va davvero molto, molto veloce. Di questo me ne sono accorto anch'io. A più tardi. Aspettami. Va bene, Zinia. Mettiti vicino a Zoo e Elsie e ti mostrerò il percorso. Partiremo da qui per arrivare fino in fondo, girando attorno ai coni senza farli cadere. Oh, Zoo, dove hai comprato la bicicletta? Era di mio nonno. Me l'ha regalata. Allora deve essere molto, molto vecchia. Chissà se funziona ancora. Non preoccuparti. È solo gelosa perché la sua bicicletta non ha il cestino. Sì. Ma la cosa più importante che non dovete mai dimenticare è il controllo della bicicletta. Per questo motivo inizieremo zigzagando in mezzo a questi coni. Sì, ma senza toccarli. Sì, e questo significa attenzione a curvare. Allora, chi vuole andare per primo? Zoo, vuoi provare? Va bene. Pronti? Partenza. Via. Oh. Non preoccuparti, sei andato molto bene. Tutti colpiscono un cono o due la prima volta. Nessuno ha mai fatto il giro senza sbagli al primo tentativo. Tocca a te, Elsie. Pronti? Partenza? Via! Oh! Bravissima, Elsie! Hai buttato giù solo un cono. Ottimo! A quanto pare tutti e due avete già imparato. Tocca a me! Pensi di poter fare meglio di loro, Zinnia? Sì! Osserva e vedrai! Non ho dubbi che ce la farai. Allora, pronti? Partenza via! Hey! Wow! Ta-da! Sei andata bene, Zinnia. Davvero notevole. A quanto pare sei già una ciclista esperta. Sì, mi sono allenata con la mia bicicletta al campo estivo tutti i giorni. Beh, direi che l'esercizio è servito. Lo so, anche se il circuito era molto facile. Poi Zoo e Elsie non sono preparati come me. Non è una gara, Zinnia. Beh, se lo fosse, la tua bici non riuscirebbe a fare neanche un giro. Come? Il nonno ha vinto tante gare con questa. Su, basta adesso. Non siamo qui a giudicare le biciclette. Siamo qui a imparare come guidarle. E c'è chi non ha ancora provato. Pronto, Zach? Spero di sì. Pronti? Partenza. Via! Piano, Zach! Cerca di seguire la pista! Oh no! Zach! Wow! Sono andato davvero forte, non è vero? Sì! Sei andato come un fulmine! E non sono caduto nemmeno una volta! Ora va meglio. Oh! Oh, mamma! Va bene, direi di fare una pausa. Penso sia meglio rivederci domani. Allora, com'è andata? Bene, credo. Qualche problema, Zoo? Oh, no, niente. Ma... Oh,
Non sarò mai un campione come lo sei stato tu. Oh, andiamo su, devi solo esercitarti. Vincerai delle gare anche tu se ti allenerai duramente. Sì, ma Zinni ha preso una bici bellissima che va molto veloce. Non basta avere un mezzo speciale, su. Come dico sempre, l'allenamento è tutto. Sai una cosa? Se vuoi ti aiuto a esercitarti un po'. Sì, mi piacerebbe, nonno. È bello vederti sorridere di nuovo. Vrum, vrum, vrum. Ci sono, nonno. Si parte. Abbi pazienza, su. Questa è la prima qualità di un vero campione. Puoi andare. Fa attenzione quando sterzi fra i tronchi. Ci riuscirò mai. Oh, andiamo. Un grande campione non si arrende davanti al primo ostacolo. Non è la prima volta che succede. Ho sbagliato anche in palestra. E allora continua a darci dentro finché non ce la fai. Come fa un uccellino a imparare a volare? Il giorno in cui nasce non ha idea di come si fa. Cade un gran numero di volte dal nido prima di capire come muovere le ali. Proviamo di nuovo. Sì! Insisti! Tieni la testa alta, guarda in avanti, così vedrai meglio gli ostacoli sul percorso. Ehi, hai ragione, nonno. Non ti fermare. Oh. Gran bella gincana, bravo. Ricorda di tenere la schiena dritta e di guardare costantemente davanti a te. Ciao, Xavier! Zelda! Oh, ciao! Siamo venuti ad ammirare il nostro tesoruccio! Ci ha riferito che è la più brava della classe! Eccoci qua! Bentornati! Oggi avrò un piccolo aiuto per la lezione. Ciao a tutti! Ho cambiato un po' il percorso disponendo i coni in un altro modo, così che lo possiate usare in due contemporaneamente. Ieri mi sono esercitato tutto il giorno con il nonno. Credo che andrò meglio oggi. Lo vedremo! Oggi sarebbe bello fare una gara vera fra di noi. Sì, mi piacerebbe. Come ho avuto modo di dirvi ieri, non è una gara. Siamo qui ad imparare la guida sicura. Ma possiamo farlo anche sfidandoci con le bici. Possiamo? Ti prego, Zawi. Se questo è ciò che tutti vogliono fare, va bene, d'accordo. Sì, vedrai, Zinnia. Andrà molto meglio di ieri. Catena. Hai visto? La tua bicicletta si è rotta prima ancora che la gara sia cominciata. Non preoccuparti, Su, è solo la catena. La rimetterò a posto in un balino. Nonno, hai vinto veramente molte corse. Perché questa a me non sembra mica una bici da corsa. Oh, beh, insomma, diciamo che ne ho vinte abbastanza con questa. E vincerai anche tu. Ricorda solo ciò che ti ho detto. Sta calmo, tieni la testa alta e tieni gli occhi fissi davanti a te. Allora, sei pronto? Pronto, nonno. Ottimo, e hai visto la bici? L'ho riparata. Hai fatto presto. Attenzione, pronti? Partenza, via! Forza, Su! Non agitarti! Vai, Su! Sei bravissima, Zinnia! Sto per vincere! Vola come il vento, Zinnia cara! Testa alta, Su! Dai, Su, continua così! Sì! Sì. Forcela, Zinnia cara! Stai andando bene, Zinnia! Bravo! Guarda davanti a te! Zinnia, fermati! Non hai visto che ho alzato il segnale di stop? Hai frenato troppo tardi! Dovrai ripartire di nuovo dall'inizio. Di nuovo? Dall'inizio? È successo solo perché andava più veloce. Ma queste sono le regole. Se Zinnia avesse avuto un migliore controllo della bici e avesse guardato, non sarebbe successo. Il vincitore è Su! Evviva! Sì, sei grande, Su! Bravissimo! Così ci si deve comportare in strada. Andare veloci in bici e saper fare le evoluzioni non serve. La cosa più importante è rispettare le regole. Sei
stato molto in gamba, Zoo. Grazie, Zinnia. Ma la prossima volta sarà diverso. Andrò di nuovo al campo estivo il prossimo anno e mi allenerò di più e vincerò io. Zoo, sapevo che avresti vinto. Ed è anche la prima volta. Ma non sarà l'ultima. E api e vespe, e serpenti e rane. Ma che bella lista interessante, Elsie. Oggi c'era la lezione di scienze e abbiamo imparato tutto sulle creature a strisce gialle e nere. I colori di avvertimento della natura. Io spero di non incontrare niente a strisce gialle e nere. Potrebbe essere pericoloso. Oh, Su, non essere sciocco. Ma che significa avere le strisce bianche e nere? Ecco, questa è un'ottima domanda, Su. E c'è anche un ottimo motivo per averle. Quale, nonno? Sì, ce lo dica! Forse è meglio se ve lo faccio vedere. Cosa c'entra il parco con le strisce bianche e nere, nonno? Cosa c'entra? Ma tutto, Su! Io? Oh, guardate laggiù! Io non vedo proprio niente. È sparito! Nonno! Non preoccuparti, sono sempre qui. Vi sto tenendo d'occhio. Ti nascondevi. Si chiama mimetizzazione. Divertente! Ci voglio provare anch'io. Tu chiudi gli occhi e io mi mimetizzo, Su. Pronta! Tocca a me! Oh no! Una cosa a strisce gialle e nere! Su! È ora di andare! Oh no! Non mi posso mimetizzare se sono vestito con tanti colori, Pock. Ci vogliono dei vestiti a strisce. E io ho soltanto vestiti colorati. Chissà se... Mamma! Sono qui, Bisù. Il nonno ci ha spiegato tutto sulle strisce bianche e nere e la mimetizzazione. Ho qualche vestito vecchio che posso fare a strisce. Da cosa devi nasconderti, Bisù? È solo per gioco. Beh, stavo per buttare questi. Sono un po' vecchi e sbiaditi, ma forse ti vanno ancora. Una grande striscia nera. Quando sarà finito, Pock, sarò mimetizzato alla perfezione. E nessuna cosa a strisce gialle e nere riuscirà più a trovarmi. Vediamo se funziona, Pock. Mamma! Papà! Su, dove sei? Bisù! Ero sicuro di averlo sentito. Sono qui! Mi ero mimetizzato! Per forza che non ti vedevamo! Tutto sommato, il tuo nuovo aspetto sembra funzionare. I negozi erano tutti pieni oggi, ma sono contenta. Che cosa hai comprato?
La bisnonnina voleva un lenzuolo nuovo per il suo letto e così gliel'ho preso. Una cosa a strisce gialle e nere! Non è un amore? Glielo puoi portare su? Sono sicura che le piacerà. Oh, Joe, cosa stai facendo? Sto mettendo via quella cosa a strisce gialle e nere. È il mio lenzuolo nuovo? Sì, bisnonnina, ma non si è mai abbastanza attenti con le strisce gialle e nere. Oh! Che carino, è un amore! E come ti sembro? Nonno, ci sono dei posti nel parco dove posso esercitarmi? Sì, così vediamo quanto funziona il tuo costume. Una cosa a strisce gialle e nere! Su, che succede? In fondo non ho tanta voglia di andare al parco, nonno. Andiamo. Che strano. Non capisco cosa gli ha preso. Sembra il costume di Zinnia, Su. È appena andata una grande festa in costume. E ho vinto il primo premio, perciò dovevo farvi vedere quanto sono bella. Ma sei gialla, è nera e a strisce. Ora che sono qui, voglio giocare. Io faccio la peregina e tu raccoglierai il mio miele. Oh no! Sì, sì, torna indietro! Oh. Tanto ti vedo! Non mi posso nascondere! No! Preso! Cos'è tutto questo chiasso? Un'ape ci dà la caccia dentro casa! Vuole prendermi perché è invidiosa del mio bel costume! Penso che voglia soltanto uscire da qui. Stai attento, nonno! Povero Calabrone, era più spaventato lui da voi che voi da lui. Voleva semplicemente andare fuori a cercare un fiore. Anche se è una cosa a strisce gialle e nere. Se voi la lasciate in pace, la natura, il più delle volte non vi farà del male, anche se sono cose a strisce gialle e nere. Allora, il lenzuolo della bisnonnina non mi deve far paura. E non mi dovrei preoccupare delle macchine gialle a strisce nere? Certo che no. Zinnia non è un pericolo vestita da ape?
Beh... Oh, nonno! Oh. Dov'è Zawi? Di solito è qui ad accoglierci. Zawi! Oh, scusate, non vi ho sentito entrare. Ciao, Zawi! Oh, per l'ora prenotata non siamo in anticipo, vero? No, ma per il momento è ancora il turno di Zygmunt e Zoroaster. Davvero? Ma abbiamo prenotato 2 giorni fa. Ed è così, ma c'è stato un piccolo problema. Il computer si è rotto e non ho registrato le prenotazioni. Ma ho scritto gli appuntamenti su questi bigliettini e... Ops! Zawi, guarda, è la nostra prenotazione, vedi? Oh, sì, Zu e Zack, 10:30. E adesso sono già le 10:33. Sì, chiaramente mi sono sbagliato. Non potreste aspettare un paio di minuti? Zygmunt e Zoroaster finiranno tra poco. Aspetteremo, non preoccuparti. Nel frattempo noi tre giocheremo un po' a... Trova Pok. Papà. Troppo facile, è lì. Ho vinto io. Punto decisivo. Sì. Oh, complimenti. Oh, ciao. Speriamo di non avervi consumato tutto il campo. È tutto vostro ora. Grazie. Molto bene, voi due potete cominciare. Sì! Salve a tutti! Ciao! Zack! Ciao! Stiamo giocando a tennis! Scusa, Zawi, hai per caso una musica adatta per l'ora di danza? Sì, ma non è il vostro turno. Tocca a Zu e Zack, hanno dovuto aspettare anche loro. Abbiamo aspettato tanto giocando a Indovina chi sto pensando. Sì, ma Zawi, avevamo prenotato per quest'ora, ricordi? È vero, ma il mio computer si è rotto e ho scritto le prenotazioni su questi biglietti, ma non so a che ora avete prenotato. Ho prenotato la palestra la settimana scorsa. Sì, e credo di averlo segnato, ma mi dispiace. Forse potreste giocare a Indovina a chi sto pensando per un po', così potete andare dopo Zu e Zack. Più tardi devo andare a fare shopping con la mia mamma. E io fra un'ora ho una lezione di arte, non possiamo ritardare. Certo, è chiaro. Vediamo. Non è che potete condividere il campo con loro solo per questa volta? Penso che potremmo provarci. Se facciamo tutti attenzione a non invadere il campo altrui, può anche funzionare. Che ne pensi, Isina? Non è l'ideale, ma... Elsie, Zinnia, che ne dite di condividere il campo solo per oggi? Ci sto, mamma. Va bene. Ottimo, abbiamo risolto. Ok, allora, tennis di qua e danza da questa parte. Divertitevi, avvisatemi se c'è qualche problema. Allungate! Come, così? No, al contrario. Tenete le braccia all'altezza delle spalle, in questo modo. Ma tu hai detto di allungare! No, credo che tu abbia capito male. Salta! Oh? Elsie, perché hai saltato? Mi hai detto tu di farlo. No, non l'ho detto. Temo sia stato il papà di Zu. Ha una voce così potente. E noi come facciamo a ballare se tiene la voce così alta? Dobbiamo rimanere concentrate. Forse la musica ci aiuterà. Corri verso la palla, su! Evviva! Ti avevo detto corri, su! Non
ti ho sentito, papà! Non importa! Avanti, prova di nuovo! Zach, aspetta che conti fino a tre, poi servi la palla a Zu. Uno, due, tre! Ehi, non ero ancora pronto! Mi hai detto di servire la palla al tre e io l'ho fatto! Veramente non ho ancora iniziato a contare, Zach! Salto! Non voi due! Saltare è quello che Sina ha detto di fare a Elsie e Signia. Papà, non possiamo giocare in questo modo! C'è troppa confusione! Lo so che non è così facile, ma basta che vi impegnate e cerchiate di concentrarvi un po' di più. È solo per questa volta. Avanti, servi ancora tu, Zach! Bello scambio! Allunga! Ops! Su! Sta attento a dove mandi la pallina! Scusa, Signia. Sì, scusateci. Phew! È difficile condividere lo stesso campo. Me ne sto rendendo conto, Elsie. Su, Zach! Potete stare un po' più attenti a dove tirate la palla? Mi dispiace. Scusate. Bene, allora riprendiamo. Allungate bene a sinistra e poi... Oh, di nuovo? Scusa, Sina. Avevo detto loro di essere un po' più precisi con il tiro. Oh, non importa. Non è esattamente la situazione ottimale. Scusa ancora. Forza, atleti. Facciamo un'altra prova. Forse con la musica più alta ci concentreremo meglio. Salta! No! Allora lo fate apposta! È molto difficile esercitarsi, mamma. Lo vedo anch'io! Rovescio, Zach! Cosa? Da pallina. Io ci rinuncio. Credo che Sinia non voglia più condividere il campo. Forse dovremmo smettere per oggi. Ma abbiamo ancora tanto tempo, mamma. Non voglio che smetta anche tu, Elsie. Forse mi è venuta un'idea. Zu ha ragione. Se dobbiamo condividere la palestra, possiamo fare qualcosa insieme. Ma se non posso ballare, non voglio fare nient'altro. Non c'è nulla da condividere, io torno a casa. Tu cosa dici, Zach? Possiamo giocare a quello che vuoi. Io voglio giocare solo a tennis. Ma Zach, che ne dici se... D'accordo, mi piace, possiamo provarci. Grande. Che il gioco abbia inizio! Brava! Bella piroetta, Elsie! Wow! La tua mamma ha ragione, Elsie! Se ti allunghi indietro un po' di più, puoi lanciare la palla molto più lontana! Grazie del consiglio, Su! Farò come te quando gioco a tennis! Piega bene le ginocchia, Elsie! Lo sai, Sina? Potresti prendere il mio posto di allenatore. Non sarebbe male. Ottima battuta, Elsie! Sì! Sì! Sinia, hai detto che non volevi giocare. Beh, prima sì, ma sembra molto divertente. Ben detto! È meglio condividere che stare a guardare. Vai, Signa! Pronta? Sì!
Sapete, ci divertiamo così tanto che vorrei che Zoe sbagliasse ancora le prenotazioni.